Salve dalle macchie delle coserie, oggi siamo scesi per trovare soluzioni per portare l'acqua qua nelle nostre terre. Dopo le abbondanti piogge, ci sono anche stati dei problemini perché le piogge sono giuste, ma quando sono eccessive ci sono anche delle distruzioni. Però adesso per le fave, piselli, olive è andata bene. Uva, vitigni, fichi d'India che erano pure già seccate addirittura. Adesso oggi in questo pomeriggio ho cominciato la raccolta dei piselli, dopo farò la raccolta delle fave. Piselli biologici. Piselli vanno ovviamente valutati perché si raccolgono prima quelli della parte bassa, che sono quelli ovviamente più interi, quelli che sono già più maturi, e poi apprezzare sempre. Quando sono belli gonfi, vedete, si notano. Poi devono essere anche, vedete, all'interno devono fare una specie di vuoto. Si cominciano, si devono staccare in questo modo, ci vuole un po' di pazienza. Le fave la stessa cosa, poi faremo vedere anche le fave dopo. C'è da raccogliere adesso tutte queste file, se no poi diventano dure e non sono buoni. Sono sempre buone, però quando si raccolgono tenere sono più dolci e più interessanti. Rispetto a tutta la distruzione che c'è stata di acqua e acquazzone, comunque hanno mantenuto bene anche per il mio lavoro di averli messi con le reti, sostenuti in altezza, vedete, ci sono una bella carica di piselli, anche di qualità molto alta, questa è una qualità che mi piace molto. Adesso farò la prima raccolta e poi mano a mano a seguire faremo quelli più alti, perché all'inizio si raccolgono quelli più bassi e poi mano a mano sempre a salire. Ad esempio questi qua non vanno raccolti chiaramente. Anche si nota anche l'attecchimento degli olivi, sono quasi, si dice da noi, sono arraspati. Vedete? Questa è la mia potatura, anche stile policonico, ma una via di mezzo, noi preferiamo una via di mezzo qua giù. Arieggiata all'interno, non è proprio ombrello, ma è una via di mezzo perché noi siamo abituati ad avere queste potature più larghe e non troppo alte. Però c'è anche un po' di policonico. Li vedo veramente molto molto carichi. Considerate che c'è stata la carica l'anno scorso, importante. Anche quest'anno siamo riusciti a portare una discreta produzione. Sperando che mantengo. Adesso io nella prossima occasione porterò un po' di boro, un concime che aiuterà sia per la resistenza, per alcuni parassiti, ma specialmente aiuta come vitamina, ecco. Poi a seguire metterò una poltiglia bordolese nel caso ce ne fosse bisogno per combattere la peronospora. Fermo restando che ho già messo delle bottiglie per catturare la mosca bianca. Ci sono almeno una decina di bottiglie che io faccio biologiche, non sono proprio 100% biologiche, ma utilizzo l'ammoniaca e delle sarde all'interno. Con questo sistema riusciamo a catturare un bel po' di mosche. È solo all'inizio, ma vi posso assicurare che le esche funzionano, ogni anno ho anche dei risultati. Quindi anche con questo sistema riusciamo a fare in modo di non mettere pesticidi e cose varie. Meglio questo sistema che altre cose più. Vedete che le mosche ci sono, questa è stata messa da poco e si vedono le mosche che sono all'interno. Questo garantisce almeno un 90-95% della possibilità. I nespoli sono così così, hanno trovato troppa ruggine questa volta, troppa. Di qualcuno che sono anche molto interessanti questi qua di poterli recuperare, ma le piogge non aiutano perché viene la ruggine che non va bene. Anche le arance sono interessanti perché le piogge hanno aiutato, si sono rigenerate le piante. Sicuramente questa temperatura è stata ottimale per le piante, forse meno per la crescita degli ortaggi come le cipolle. Anche ho messo delle verdure e ancora sono bloccate, addirittura sono anche sparite, sono bruciate. Anche i fagioli sono stati compromessi. Per il resto è andato ancora meglio. Beh, io vi saluto alla prossima occasione da Michele Expert.